I'm in the threats. Yeah. I put that bitch on my Leo. Yeah. I get the money on the Leo. I'm with a pack to the mail. Yeah. She give me bricks on a meal. Yeah. I put that bitch on my Leo. Yeah. I get the money on the Leo. Bella situazione. Allora, oggi andiamo in un posto molto particolare che si trova a Roma. Andiamo a provare la carne stampata in 3D. Impact Food di Roma è l'unico ristorante al mondo che fa questa tipologia di cucina, che praticamente consiste nel stampare la carne a strati con solo ingredienti vegani. Visto che viene stampata in 3D, gusto che assomiglierà il più possibile alla carne vera. Dicono che ci assomiglia veramente tanto. Io, da scettico vero, andiamo a provare, e questo sarà il primo video con la nuova macchietta fotografica. Ho fatto questo investimento sia personalmente che per YouTube eccetera, perché comunque ho migliorato la qualità video e ci tengo. Ci vediamo direttamente sul posto e andiamo a fare questa esperienza culinaria incredibile. Allora, siamo in macchina al volo, non ho messo il microfono, sto facendo un pit stop sigarette per la mia Ladies. Siamo in tragitto. Adesso stiamo raggiungendo il ristorante e andiamo a fare questa esperienza culinaria. Questo è il posto. Molto bello con le vetrate. Oggi abbiamo anche il cameraman. Il posto è bello, promette bene. Adesso vediamo se dopo dobbiamo andare a kebabaro, ma non credo. Vabbè, comunque, ristorante c'ha pure l'impatto ecologico a zero. Loro prediligono alimenti mai ecosostenibili. Adesso vediamo se sta famosa stampante 3D con i la tosca, questo miscuglio di alimenti vegani, quanto la carne si avvicina il più possibile alla carne vera. Mo entriamo, camera e andiamo. Molto rumoroso. Vabbè, comunque il locale è molto bello, a me piace. È particolare, sono il secondo dopo Fois e non mi hanno pagato. Vabbè, vedi, pare una specie di fast food americano. Ci stanno a rifare tavolo in diretta. Vabbè, a me se mi vedete che parlo da solo, ogni tanto è normale. Mo comunque siamo arrivati, adesso vediamo il menù. Ah, vedete qua c'hanno anche risparmio idrico per ogni prodotto, risparmio idrico e risparmio di CO2 per ogni prodotto. Mo ci facciamo consigliare. Io direi di assaggiare un po' per tutti, diamo un po' per tutti. Vabbè, il Beyond Burger è proteine di pisello e cocco, è senza glutine, e il Redefine è proteine soia e pisello. Beyond è il 2016, invece il Redefine è 3 anni dopo, nel 2019. Teo lo chiede e ci stanno due tipi di nuggets, uno che assomigliava un po' più al pollo vero e uno che assomigliava di meno. Allora, diciamo questo, rispetto a un po' assomiglia un po' più al pollo vero. Come fossero le lette di pollo senza osso, diciamo. Li proviamo, vabbè, magari li proviamo tutte e due. Vabbè, quindi abbiamo ordinato. Allora, vabbè, qua sono arrivati gli anelli di cipolla e i nuggets, questi sono quelli che assomigliano un po' di meno. Il profumo è invitante, mo vediamo il gusto com'è. Vedete, anche un goccetto di vino col vega amaro. Non è male, pure il vino è vegano. Quindi questi qua sono i crispy, come si chiamavano? I crispy. Vabbè, quelli che ci assomigliano di più tra i due nugget. Ma i piatti che mangiamo, che mai? E poi ci porteranno. Servizio 2. Ha fatto pure cascarvino. Non me farò mai pagare, pure se divento famoso. È una promessa questa. I piatti in teoria stiamo aspettando. Vabbè, raga, io andando, assaggiamo, cioè andando, mo arriveranno. Servizio non ci siamo. Posso chiedere i piatti? Vabbè, com'è? Allora, l'odore è dei nuggets di pollo. Cioè l'odore è proprio quello. Mo assaggiamo. Beh, un
5 sono andati, quindi sono venuti in 4. Cioè. Allora, anzi, oh, in 2. Allora, è diverso, a primo impatto, cioè appena lo metti in bocca, vabbè, però. ci delizi. No, appena lo metti in bocca, sa dei nuggets di pollo puro. Appena lo metti in bocca, sa dei nuggets di pollo puro. Masticandolo dopo si sente un po' che è vegano, si sente tipo la, no, la soia, non lo so che cazzo è, però è buono, cioè lo mangerei, non puoi dire che è cattivo. Dopo sul retrogusto si sente tipo i ceci, non lo so che, però le salse, vibra, 19 se te posso, e le salse, grazie, vabbè. Ah, io la cipolla ancora non assa, la cipolla, beh, cipolla. La cipolla è buona. Comunque il vino vegano è buono. Senza glutine. Senza glutine, infatti vegano è stato. Senza glutine è uguale. Più o meno è uguale. Però è buono comunque. Devo essere sincero, questo ancora non assaggio, da 1 a 10 ti dico che ci assomiglia 8 e mezzo, 9. Boh, assaggiamo questo che è quello che assomiglia di più. Ah, questo cambia la consistenza, cioè è più di pollo, eppure non so se vede. Ma questo cambia pure la consistenza, che si vede che è più pollo. Però il sapore è meglio quell'altro, ti direi. Il sapore mi piace più quell'altro. Alla fine che cambia? Che quell'altro è più buono, secondo me. È un po' più morbido. Grazie. È un po' più morbido quell'altro. Questo, la consistenza si vede che è un po' più dura. Salute e al cibo vegano. Ecco la tagliata. Sì, ne. Assomigliarci direi 6, per muovetemo a gusto. Devi calcolare che è roba vegana, eh. L'odore è di carne. L'odore è proprio di carne. Cioè, pensare che sta cosa è vegana è assurdo. Sì, ma pure, cioè, pure quella frittina. No. Non lo so, però, sai. La consistenza pure è di carne. Da 1 a 10 ti direi 8. Oh, cioè, allora, consistenza è uguale. Allora, consistenza direi un bel 9, perché assomiglia tantissimo. E a gusto, un 8 te lo darei. A gusto te direi un 8, cioè, è buona. Approvata, cioè, comunque è buona. Io, sinceramente, me la mangerei. Cioè, se, sapendo che questa è tutta roba vegana, io me la mangerei, almeno per adesso, è buona, non posso dire no. Parere mio personale. Sentiamo il parere di un altro. Allora, ragazzi, devo dire che fino qui è tutto simile alla carne. Tagliata, direi, parere mio, 8, 9 su 10. Consistenza 10. Antipasti, il chicken, sì, era molto simile. Il resto forse un po' di meno. Però la tagliata servita su un letto di crema di funghi e cicoria ci sta, sì. No, crema di funghi. Però, ma sicuramente lo fanno per quello. È piaciuta. Andiamo con i panini. La consistenza, cioè comunque è pure, questa è una vivisezione. Guarda il filamento. Guarda che filamento, questa è tutta carne 3D, eh. Guarda che filamento proprio di carne. Cioè comunque è filamentosa. Quasi un pulled pork, vero? Sì. Chicken style. Pollo, insalata, pomodoro e... Guarda quello di Andrea pure, questo che è? Perché ti fa fare lo smoked redefined. Ci sta dentro? Vabbè, cheddar, pure il bacon finto c'hai tu, è vero, il bacon vegano. Il bacon finto fa ride, eh. Vabbè, le patate vegane, le patate sono... Vai. Le patate sono patate, amo. Fanno schifo le patate, cioè dovrebbero essere buone. Grazie mille. Il bacon fa impressione, è vero. Il bacon fa paura, pare una foglia di radicchio.
Vabbè, si vede, si vede. Vabbè, proviamo, vediamo questo assaggio. Quindi, Redefine, bacon e... Non me lo ricordo. Assaggio, vediamo quanto. Tu immagina che non è vegano. Assaggiando anche la carne. Un altro mozzico che assapora bene. Com'è? Oh, uguale. Comunque, uguale. Uguale. Davvero. Me fomenti così. Follia. Davvero. Me fomenti. Quello è? Ah, quello col pollo. È tipo il... Volevo far metà, faccio dal coltello, fa metà. Fa metà, metà. Uguale. Merita, merita. Allora, questo qua è il classic, Redefine. Vediamo un po'. Ah, ci sta pure il cheddar, non ci avevo fatto caso. Vabbè, l'odore è quello del Burger King. Pare sta a mangiare davvero la carne, cioè un hamburger di carne vera. Pare sta a mangiare la carne, cioè la carne e la carne. Ma qua si vede, sì, sì. Cioè com'è sfilacciato. Ma voglio un pezzetto solo di carne per vedere. Cioè, oh, è clamoroso, è una cosa clamorosa. Che non dici è vegano, è clamoroso. Le patate sono la cosa veramente che fa più schifo. Vediamo questo nero. Questo è questo nero, sempre Redefine. Amoroso. Io 125 dico. Chi è che vince? 125. Quante? Tu hai vinto. 140? 156. Ah, il vino pure. 54,50. Vabbè, ci sta, dai. Vabbè, leggermente caro per essere... Cioè, è un risto. È un risto, vabbè. Considerazioni finali, ci ritornerei. Ci ritorneremo, io, tutto ottimo. Ci ritornerei, io ci ritornerei. Devo dire che anche per il senza glutine... Sì, sì, anche la celiaca. Per il senza glutine devo dire che è tutto veramente ottimo. Perfetto, piatti gustosi, non c'è nessuna differenza con quelli normali. Quindi ha pure provato. I celiaci ci possono venire. Lei pure i celiaci, sì, sì. In primis ci è venuta, quindi ha provato. Consigliato, e consigliato. È piaciuto. Vabbè. Vai, andiamo là, andiamo là. Vieni. Vieni, cameraman. Vabbè, il Diegone e l'Andreone pure a sto punto vi salutano. Ci salutiamo. E ci vediamo al prossimo video. Lasciate un mi piace. Un commento, un mi piace. Un commento, un mi piace, un'iscrizione che è gratuita. Non ci hanno pagato. Non questo, ci hanno pagato per questo. Non ci hanno pagato. Vabbè, alla prossima. E basta.